ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? ...1940, Seconda Guerra Mondiale. A Poggio Bustone, un paese in provincia di Rieti, Alfiero Battisti e la moglie Dea festeggiano la nascita del loro primogenito. Si chiama Lucio. Nasce il 6 marzo 1940. Morirà ad appena 2 anni, il 26 maggio 1942. Pochi mesi dopo, il 5 marzo 1943, viene alla luce il secondogenito della coppia. In ricordo del fratellino scomparso, gli viene dato il nome di Lucio. Quel bambino diventerà uno dei più grandi artisti dello spettacolo italiano, senza mai dimenticare il paese dove è nato e cresciuto e che non ha mai smesso di ispirare la sua musica. Suonava la chitarra con i numeretti, come voi sapete, si fosse... Poi, visto che lui insisteva, ho detto, beh, va bene, allora impara la musica e vai avanti. Io, siccome ero un dipendente pubblico, mi faceva piacere che lui studiasse e prendesse, ma si parla di 50 anni fa, tutti i genitori avrebbero voluto che i bambini, i figli studiassero per un posto fisso, è una cosa capita. E qui è andata così. Che ne sai di un bambino che rubava? E se tanto le due giocava, e adesso che capisci, sai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai? Conosci me, la mia realtà, tu sai che oggi morirei per onestà. Queste parole io ci ho ritrovato alla nostra infanzia, quando il pensiero e parole che parla di un mondo racchiuso in una via, che si tratta di una strada via Roma, e lì c'è stata negli anni 50, 52, 55, partiva da lì l'unico auto giornaliero, c'era il Dazio dove il padre prestava servizio. Davanti a me. Quando Lucio ha 4 anni, la famiglia Battisti si trasferisce a Roma. I suoi compagni di allora lo descrivono come un bambino un po' chiuso e molto legato alla sorella Albarita, nata nel 1946. E se Roma è la città di adozione, Poggio Bustone diventa l'amato rifugio dei giochi d'estate. C'aveva sempre questa sua... Sa quando uno è piccolo che viene un po' additato per il fatto che era un... cicciottello, gli dicevano bombolo, gli dicevano pezzo di lardo, gli dicevano... E lui si era complessato di questo. Cara, non odiarmi se puoi. Questa è Poggio Bustone oggi. Ognuno degli abitanti ha un suo personale ricordo del grande cantautore. Ma c'è una persona che più di tutti è in grado di raccontare il vero Lucio e che non ha mai parlato prima. Suo padre Alfiero. Se vuoi andare... Lui è nato, vedi, questa stanza qui, sta al boletto. Lui è nato lì, questa stanza. A 16 anni già voleva andare via, venivano dei, diciamo, direttori d'orchestra, chiamavano dei gruppi via. E suonava molto bene la chitarra e lo volevano portare via e io mi sono opposto. E io ero impiegato, come ripeto, ritornavo, lo trovavo sempre con questa chitarra e io invece volevo che studiasse
E questa chitarra gliel'ho data in testa, però sapevo che non gli avrei fatto del male, perché voi sapete che la parte della chitarra sotto gli fa così, si rompe. Infatti lui mi guardò, il giorno dopo poi è venuto all'ufficio e siamo andati a Re di Roma, c'era un catanese che vedeva questi strumenti, si è scelta la chitarra jazz. Uscito dalla scuola, si metteva su per le scale, c'era prima la scalinata che adesso non c'è più, e quella chitarra per le ore intere che dava fastidio, direi. Comunque un fastidio che poi ha affrontato quel che ha affrontato. Tutto il giorno stava lì con la chitarra, aveva rotto quelle che si chiamano i sacri bruni. In continuazione era sempre con la chitarra. Ragazzo sveglio e intelligente. Lui all'età di 16 anni, quindi 16 anni, andava a mille luci a Via Nazionale e andava a artisti e professionisti a Piazza Cavour. Si manteneva solo, non aveva chiesto mai i soldi per divertirsi. Pure i libri si comprava tutto. Infatti quando si è diplomato non aveva chiesto una lira alla mamma. È rimasta quando l'hanno chiamato i compagni per andare a festeggiare il diploma. E la mamma si è affacciata e ha detto ma vai via senza soldi. Dice no, no, non ho bisogno. Quindi si è mantenuto da solo, era molto giudizioso. Il 22 novembre 1963 a Dallas, in Texas, viene ucciso John Fitzgerald Kennedy, presidente degli Stati Uniti d'America. Il mondo si ferma, ma non è l'unico evento epocale. La guerra in Vietnam diventa ogni giorno più sanguinosa e divide sempre più le coscienze. Grandi cambiamenti anche nel costume. I Beatles sono il fenomeno dei primi anni 60. In pieno boom economico, Mary Quant rivoluziona la moda, inventando la minigonna. In Italia, i cantanti più amati portano le loro canzoni nelle piazze, grazie al cantagiro. Battisti entra nei Mattatori, un complesso napoletano guidato dal cantante Luigi Zampa. Nel 62 entra nell'orchestra di Enrico Pianori, un cantante che ha inciso molti dischi tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. È proprio nell'orchestra di Enrico Pianori che viene notato da Robby Matano, che stava cercando un nuovo chitarrista per i Campioni, e la proposta arriva da Matano alla fine di ottobre del 1963. Nei primi giorni di novembre Battisti esordisce con i Campioni alla Rupe Tarpea di Roma. È la valigia che Lucio usava quando cominciava a fare le prime serate e quando cominciava ad andare all'estero. Questa Matano se la dovrebbe ricordare, questa valigia. E io l'ho costruita, sono 30 anni che ce l'ho. Poi adesso Lucio è morto, mi è rimasta a me. Mia moglie è andata pure in Olanda con la 500 a trovarlo. Dappertutto siamo andati, siamo andati a Ischia, anzi una volta un caso mia moglie la notte non dormiva quando stavano in giro con Robby Matano proprio, stavano al covo di Beatrice a Firenze e mia moglie non dormiva, ma che c'è, Lucio pensava che non sta bene, la mattina lei si è alzata con la 500 e è andata a Firenze, lui stava molto in contatto con la mamma. Per lo meno tre volte alla settimana ci scrivevano, quindi abbiamo una valigia di lettere. E è andata là, poi sapeva dove stava il covo di Beatrice, l'ha domandato. A un certo momento ha trovato Robby Matano e ha detto, ma Lucio, ci guarda che Lucio c'ha la febbre a 40. Avere nelle scarpe la voglia di andare. Dopo i primi passi nel mondo delle piccole orchestre e dopo le prime tournée in giro per l'Italia, il non ancora maggiorenne Lucio Battisti prende la grande decisione, partire per Milano, in quegli anni cuore pulsante della musica e sede delle più importanti case discografiche, anche se per lui i primi tempi non sono certo facili. Che ci lascia soltanto sognare, solo sognare. Lui ci aveva un appartamentino in affitto. E anzi, tutti quelli degli amici andavano. Era curato da una editrice, si chiamava Christine Leroux,
Perché sai, c'è da dire che molta gente nell'ambito della musica leggera, della discografia, si arrogano il fatto di aver scoperto Lucio Battisti. Ma guarda, Lucio Battisti si è scoperto da solo, innanzitutto, cioè lui e la sua forza di volontà era uno scarpe grosso ce l'avevo fino. Deve tutto alla Christine Leroux, che si sbatteva in giro e mi chiedeva: senti, tu che sei un po' più comune, perché non ci segui, ti fai vedere, andavamo in giro. Deve tutto alla Christine Leroux, che ha fatto incontrare Mogol. E Mogol, nonostante possa essere criticato, ma è l'artefice di tutto il suo successo. Mogol lo ascoltò, queste sono cose che mi sono state raccontate, non c'ero io, però lo ascoltò e disse: senti Lucio, facciamo una cosa, tutto quello che hai fatto buttiamo via, cominciamo tutto da capo. Chi è che l'ha chiesta? Vediamo se sa qual è la prima canzone che ho composto, perché non è che... Che canzone sarebbe? Ma io credo Bella Linda è una delle prime. No. Che tu hai composto e cantato. No, mi dispiace. Ah, sì. No, ma è Per una lira. Allora, la prima canzone di Lucio Battisti intitolata Per una lira. Faceva così. Per una lira io vendo tutti i sogni miei. Per una lira ci metto sopra pure lei. È un affare, sai, basta ricordare. 1966. Nascono i primi movimenti giovanili e viene introdotta l'ora legale. L'evento più drammatico è l'alluvione che travolge Firenze il 6 novembre. Per portare in salvo opere d'arte di inestimabile valore, i volontari accorrono da tutto il mondo. In quei mesi Battisti compie il primo passo verso il successo grazie ai Dick Dick. È la prima canzone, ancora prima che lui conoscesse Mogol, i primi che gli hanno dato fiducia, pur non riconoscendo delle grandi canzoni, siamo stati noi, perché il primo disco che abbiamo fatto, che si chiamava 1, 2, 3, che ha venduto 70.000 dischi per allora, dietro, se per quelli che sono i cultori di questa bella discografia, possono guardare, cioè Se rimani con me, una canzoncina molto misera, firmata da Lucio Battisti. Mogol non era ancora apparso. Seduto in quel caffè io non pensavo a te. 29 settembre, no? Guardavo il mondo che girava intorno a me. Poi d'improvviso lei sorrise e ancora prima di capire mi trovai sotto bacio, lei stretto come se non ci fosse. Il 1966 è l'anno di Dolce di giorno, lato B di uno dei 45 giri più venduti della stagione, Sognando la California, portata al successo in Italia dai Dick Dick. Dolce di giorno è firmata da Mogol Battisti. È la prima volta. In quei mesi nasce inoltre il sodalizio con l'Equipe 84, di cui Battisti regalerà due capolavori destinati a rimanere a lungo ai primi posti delle classifiche. Si tratta di 29 settembre e di Nel cuore, nell'anima. Cammina piano perché nel mio silenzio anche un sorriso può fare rumore. Non parlare. Il ricordo, come sai, non consola. Maggio, Parigi è in fiamme. 50.000 giovani invadono le strade, scontrandosi violentemente con la polizia. È l'inizio di una contestazione epocale che apre la strada a movimenti rivoluzionari destinati a entrare nella storia. Il 21 luglio 1969 l'americano Neil Armstrong tocca per primo il suolo lunare. Sfida USA URSS per la conquista dello spazio segna un traguardo impensabile fino a poco tempo prima.
Per gli italiani le emozioni più forti hanno una data, 19 giugno 1970, Città del Messico, Italia-Germania 4-3. Passaggio, Rivera, Cantagiro era due gironi, big e debuttanti, e combinazione gli altri cantanti della Ricordi erano i Dick Dick, che cantavano una canzone di Lucio, Come il vento si chiamava, quando s'alza il vento, e Lucio cantava Balla Linda, ma i Dick Dick erano nel girone dei big e io e Lucio eravamo in macchina insieme. Lui cantava Balla Linda e siamo diventati amici, perché ovviamente il cantagiro consisteva nell'andare a presentare queste canzoni dal vivo, rigorosamente dal vivo, in tutte le piazze italiane. Si faceva un vero e proprio giro d'Italia. E gli amici, lui era amico con tutti, e i Dick Dick sono stati un po' più vicini. Anche la Formula, no? La Formula 3, sì. Di Formula, signora. Ma lui era amico con tutti, era indifferente, non gli interessava questo notarsi. Tant'è vero che una volta siamo andati a prendere l'olio qui a Coso, a Nerola, perché lui diceva, gli serviva l'olio, dico, ma vieni con me, io ho degli amici qui in Sabina, prendi l'olio buono. E mentre tiravo fuori questi boccioni, c'è venuto un ragazzo su 15-16 anni e ha detto, ma lei non è Lucio Battisti? Magari fosse Lucio Battisti, se n'è andato. Quindi non ci teneva. Apre questo Festival di Sanremo 1969 la canzone di Mogol e Battisti, Un'avventura. Accompagnato dal maestro Reverberi, canta Lucio Battisti. Riviera dei Fiori, 19° Festival della Canzone Italiana. Lucio Battisti in coppia con il cantante nero Wilson Picker è in gara con la canzone Un'avventura, che si classificherà al 9° posto. Sanremo ha però un posto speciale nel cuore di Lucio. Proprio qui, al festival dell'anno precedente, ha conosciuto una ragazza che lo ha colpito fin dal primo istante. Si chiama Grazia Letizia Veronese ed è destinata a entrare prepotentemente nella sua vita. No, 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 no. No, non sarà un'avventura. Questo amore è fatto solo di poesia. Tu sei mia, tu sei mia. Fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. Grazia Letizia l'ha conosciuta a Sanremo, quando lui faceva la spettacolo, perché Grazia Letizia era la segretaria di Celentano. Letizia era a me, la Ricordi era stupenda allora, lo so, a me l'ha detto agli altri, che era un po' più meno malleabile. Io la ricordo quando abitavano a Milano, non mi ricordo più la via, però penso Città Studio, una casa anche neanche tanto bella, però era abbastanza grande. Ma Letizia allora era stupenda, io avevo un'ottimo rapporto con mia moglie, la mia famiglia. Lui ci ha avuto un po' di successo, allora la gente si era interessata a questa coppia, così dovevano sempre scappare, sempre fuggire. Però lei era rimasta, senza un po' l'ispiratrice, era la musa, era la donna di casa, secondo me. La manifestazione canora più importante dell'estate è il Festival Bar. L'edizione 1969 è vinta da Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei, ma
da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui, accidenti che farò, quattro amici troverò, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Periodo d'oro di Lucio Battisti, non soltanto cantante in proprio, ma anche firma in coppia con Mogol dei successi altrui. Mina e Patti Pravo, ma anche Bruno Lauzi e la Formula 3, quasi tutti destinati al primo posto in classifica. Ho incontrato lui e ci ha dato questo folle sentimento che ci ha aperto la porta a tutti questi successi che ci ha dato. Poi pur mi sono scordato di te, io ritorno solo. Però noi avevamo qualcosa, si vede, che a lui piaceva e difatti... Bene o male, io nei primi 5-6 album ero sempre presente, una volta cantavo, una volta suonavo, ballare no perché non ballavo, però era tutta una cosa molto interessante. Lui ha sempre desiderato scrivere delle canzoni con il minor accordi possibili. Difatti questa canzone, il suo sogno era quello di fare una canzone con un accordo. Questa canzone ha una struttura semplicissima, fatta di due accordi. Ho già fatto le valigie e adesso sto scrivendo questa lettera per te, ma non so che cosa dire, è difficile spiegare quel che anch'io non so capire, ma fra poco me ne andrò e mai più ritornerò, io ti lascio sola e quando salta il vento, e quando salta il vento, no, più fermare non si può, dove vado non lo so, quanto male ti farò, ti svegliare mai. Quando lui ha fatto la famosa cavalcata da Milano a Roma e io ero quello, tu pensa Lucio cos'era Lucio e cos'è Lucio, io avevo un'attrezzatura per sonorizzare i filmini Super 8, quindi a conoscenza di questo venivo a casa di tutti i giorni per appunto sonorizzare questo Super 8. È il giugno del 1970 quando Giulio Rapetti, in arte Mogol, da tempo appassionato delle tematiche ecologiche e verdi, riesce a convincere Battisti a realizzare un suo vecchio sogno, attraversare l'Italia a cavallo. La preparazione dura 2 mesi, il viaggio da Milano a Roma 3 settimane. Da questa esperienza nascerà uno dei capolavori della coppia, Emozioni. Ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere. Arrivavo prima nei posti predestinati e preparavo campo, mi informavo, sondavo, studiavo i punti più adatti all'uopo, diciamo, e poi si facevano le cose un po' tutte insieme. I cavalli di Mogol e Battisti si chiamano Pinto e Ribatejo.
A loro seguito, a bordo di una roulotte, ci sono Mario Lavezzi e Oscar Prudente. Battisti scrive un diario di viaggio in esclusiva per il settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Maschile, il complesso delle acque salate che coprono gran parte della superficie terrestre, quella parte di esse che è circondata da terra, in una posizione a ocea, l'azzurro del mare, nuotare nel mare, mare calmo, in burrasca, mar Mediterraneo, colpo di mare, improvvisa e violenta ondata, mal di mare, disturbo spesso accompagnato da vomito, cui molto vanno soggetti durante la navigazione, molti le forze di mare, le navi da guerra, eccetera, reggere il mare, cercare per terra e per mare, è un porto di mare, portare acqua al mare, promettere mari e monti, una goccia nel mare, mare di sabbia, di sangue, un mare di parole, di dubbi, colpo di mare abbiamo detto, mare in alto, mare in alto, mal di mare, mal di mortacci tua. Metà luglio 1970. Dopo 25 giorni di viaggio, dopo più di 600 km macinati a cavallo, Mogol e Battisti finalmente arrivano a Roma. La mamma di Lucio va loro incontro sull'Aurelia. All'ingresso in città li aspettano giornalisti e fotografi. Le immagini che stiamo vedendo sono l'unica testimonianza filmata di quell'esperienza. Il Super 8, in seguito, verrà sonorizzato con accompagnamento musicale ed effetti sonori dallo stesso Battisti insieme con Mario Tessuto. È tornato tutto piegato e lui invece indifferente, si è tenuto ancora il cavallo per 2 anni, poi gli disse io, lo tenevo lì a Padova, nelle pianure di Padova, ma dallo via che te ne fai, questo era un cavallo spagnolo. Niente, lui è arrivato a Portacavalli Giri, ci è andata la mamma, no, io non ci sono andato, poi lo sono andato a trovare al Colosseo in un ristorante, l'ho mangiato. Niente, è arrivato sano, lui non... Niente, è arrivato bene, ma con le... E mi faceva ridere, non poteva camminare tutto piegato, perché non è facile fare centinaia di chilometri a cavallo se non sei allenato, eh. Sembra una cosetta facile. Ma... L'anno di Battisti l'abbiamo definito il 1968 perché spuntava il 69 quando è scoppiato, ma anche il 1970 è stato ancora una volta siglato da Lucio Battisti. Abbiamo preparato un filmatino di Fiori Rosa, Fiori di Pesco. Festival Bar 1970. A soli 12 mesi dal primo trionfo, Battisti centra il bis, questa volta con Fiori Rosa, Fiori di Pesco. Fiori nuovi, stasera esco, ho un anno di più. Stessa strada, stessa porta. Scusa se sono venuto qui questa sera. Da solo non riuscivo a dormire perché di notte ho ancora bisogno di te. Fammi entrare per favore, solo credevo di volare in un volo. Credevo che l'azzurro di 2 occhi per me fosse sempre cielo, non è. Fosse sempre cielo, non è. Posso stringerti le mani. Come sono fredde tu tre.
ricordo, come sai, non consola. 1972, Olimpiadi di Monaco. All'alba del 5 settembre, un comando di terroristi arabi irrompe nel villaggio degli atleti israeliani compiendo una strage. In un mondo che... Negli Stati Uniti è l'anno dello scandalo Watergate, che porterà le dimissioni del presidente Nixon. Il mio canto muore il principe Edoardo VIII, che nel 1936 aveva abdicato per poter sposare l'americana Wally Simpson. E l'immensità... Flower Power, Peace and Love e Figli dei Fiori segnano un'epoca. Al di là del limite degli occhi tuoi, ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Sono nato ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso siamo insieme. Non ti chiedo, sai, quanto resterai, dura un giorno la mia vita. Io saprò che l'ho vissuta, anche solo un giorno, ma l'avrò fermata insieme a te. Mina hanno fatto quelle canzoni, l'ha lasciata lui, perché Mina non voleva ripetere, ma se può fare, lui era responsabile di questa musica. Ma anche se Mina fa una semiminima sbagliata e via, non gli frega niente, ma se sbagli nella musica, lui, siccome non aveva fatto il conservatorio, i critici l'avrebbero... E allora l'ha dovuta lasciare perché non voleva ripetere. Però l'ha detto lei, che si è trovata bene con Lucio, anche lui. Allora lui gli dice, senti, se tu, io sono un perfezionista, se tu mi fai fare le cose fatte bene, io possiamo andare avanti quando vogliamo. La collaborazione fra Battisti e Mogol, iniziata alla fine degli anni 60, non soltanto dà in questo periodo i suoi frutti più convincenti, ma cambia per sempre il concetto di canzonetta. La coppia realizzerà 13 album, in tutto 132 canzoni, di cui 21 singoli. La fossa del leone. Il luogo dove nascono gran parte dei brani è la comune di Anzano del Parco, fortemente voluta da Mogol. Uscirne è impossibile per noi. Erano due collaboratori fantastici, non si capisce bene fino a che punto uno faceva la musica e le parole o viceversa. Però ti spiego una cosa, Mogol ha degli intuiti fantastici, non sa una nota di musica, è stonato ed è squadrato, ma ciò nonostante riusciva a comunicare a chiunque fosse vicino che cos'era il meglio, ma persino nel modo di cantare. Secondo me è molto influenzato, Mogol ha influenzato Lucio, gli spiegava attraverso la sua stonatura, attraverso il suo modo, come doveva interpretare le canzoni. Mogol è un tipo strano, però senza dubbio è un poeta, un grande artista. Lucio era un grande artista musicale e anche un grande cantante, secondo me, un grande trasmettitore di musica. Quindi io farei 40% Giulio, 30-30, sì, farei 30-30 Battisti. Come mi dicevo Mogol, certe volte la sera si mettevano, facevano qualche arrangiamento, qualche cosa, oppure modificava delle cose, mentre Mogol mangiava e poi si addormentava, e Lucio fino alla mattina stava sveglio appunto per modificare queste canzoni e via di seguito. Lui stesso mi ha detto adesso, Mogol, dice, guarda, stava preparando la tesi matematica, doveva laurearsi in matematica. Scriveva, cioè dei scritti e via. Cioè Lucio Battisti si stava laureando in matematica? Matematica, me l'ha detto Mogol, io non lo sapevo. In Amore caro amore bella, per esempio, l'uomo vorrebbe perdonare
ma non trova la forza, e quando lo fa per vigliaccherie. Ma devo fare tutto? No, fa solo alla fine, cioè, per esempio... Cioè lui fa sincera come l'acqua di un fiume di sera, Cioè, beh, praticamente perché lei aveva confessato una cosa... Una sua colpa, sì. Nel senso tradizionale. Sì, l'aveva fatto lealmente, no? Sì. Lui diceva, nonostante ti vedo bella, ti vedo pura, però troppo sole può fare morire. Cioè, questa verità sì, è troppo per me. E quindi non la sopporto e non ti voglio più. Poi alla fine invece poi fa. Dice, succede qualche cosa di strano. Ma infatti, cosa accade? Sì. Tu non parli, non piangi stasera. Come un bimbo mi guardi severa, io soffro tanto. Cerca di far la vittima. Tanto ma tanto. Non ci credo. Non ci le parole scriveva Mongolle, però Mongolle doveva sottoporle a lui. Spesso diciamo, ne levava tanti pezzi, levava via. Sì, ma io volevo domandare una cosa. Tu lo sai come accolgo le parole che scrivi per le mie musiche con entusiasmo massimo e capisco ogni parola, però approfitto di questa occasione per domandarci, ma questo significato che c'è, io lo so che c'è, e quando viene spiegato se ne accorge anche l'ascoltatore, ma arriva con le canzoni se non c'è una spiegazione? Le musiche con entusiasmo massimo e capisco ogni parola, però approfitto di questa occasione per domandarci, ma questo significato che c'è, io lo so che c'è, e quando viene spiegato se ne accorge anche l'ascoltatore, ma arriva con le canzoni se non c'è una spiegazione? Io non lo so se arriva, credo che arrivi, a qualcuno arriverà, spero. Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te. Le sorrido, abbasso gli occhi e penso a te. Non so. Era incredibile, però c'era una magia assolutamente straordinaria. Non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. Due modi di interpretare la vita diverse, due tipi di estrazione sociale differenti. Una estrazione sociale ricco borghese, Giulio, più vicino a me e mio fratello perché figli del proletariato, comunque di una piccolissima borghesia, Lucio, quindi con dei retro completamente diversi, un uomo di successo nato già con successo in tasca, Giulio comunque dotato assolutamente, perché assolutamente straordinario, dicendo questo invece che ha dovuto lottare con tutte le forze, però quando erano insieme si creava un meccanismo che diventava magico. Ti accompagno e penso a te, non sono stato divertente e penso a te. Con Mongolle c'era un gran rapporto tra Lucio, però ovviamente litigavano, che Mongolle è un bel caratteraccio anche lui, e Lucio non è che scherzava, perché aveva le sue idee ben chiare e precise, ogni tanto si scontravano fino poi alla rottura, alla fine del grande Mongolle. Però certamente sono grandi amori questi che sono destinati a morire, a finire, perché certamente due grossi assieme ci stanno, sì, non per tutta una vita. Io e te. Io e te, perché io e te? Qualcuno ha scelto forse per noi. Mi son svegliato. Insieme al successo sempre più clamoroso, per Battisti arrivano l'assedio della stampa e gli appostamenti dei fotografi. A partire da allora, la sua già nota riservatezza diventa una vera e propria ossessione per la privacy, che riguarda lui, il figlio Luca Filippo, nato il 25 marzo 1973, e la sua compagna di vita, Grazia Letizia. Fra le tue braccia calde anche l'ultima parola.
voleva stare sempre per gli cavoli suoi, giustamente. E invece c'erano i vari Petrosino che l'uccidevano sempre, con bazooka, che dovevano entrare nelle finestre. Cercava un posto al verde, tranquillo, dove non poteva essere disturbato, dove tutti i cittadini di Molteno lo coprivano, lo tenevano quasi nascosto, cioè lo aiutavano a non farsi vedere, a non farsi riconoscere, e quindi trovavano un sacco di espedienti per non rispondere ai giornalisti, non rispondere mai alle domande dei curiosi, cioè lo tenevano un po' nascosto questo Battisti. Penso che sia stato un grande padre, perché era assolutamente presente, non so, studiava con il figlio, faceva qualsiasi cosa. Penso che abbia amato tantissimo questo figlio, ma penso che in quella famiglia ci sia stato tanto amore, a differenza di quello che magari qualcuno pensa. Invece era il forte, era un rapporto molto forte, poi con tutte le contraddizioni che ci sono nelle famiglie, perché chiaramente chi non ha problemi di questo genere, ci sono stati dei contrattempi, delle cose. E certo era un nucleo molto chiuso in questo senso, però non voglio fare l'avvocato del diavolo, però capisco che magari potrebbe anche essere dovuto al fatto che c'era un continuo assedio. L'universo che respira. Dal lungo viaggio in Sud America, che è alla base dell'album Anima Latina, fino alla permanenza negli Stati Uniti nel 1976. È il periodo estero di Lucio Battisti. Che ti sfiora, cosa vuoi? Lucio e Grazia si sono sposati nel settembre del 1976 e Battisti stava registrando il nuovo disco al Mulino. Aveva pubblicato da meno di un anno l'LP che conteneva Ancora tu, che fu un enorme successo in quell'anno. Ancora tu. Il 16 gennaio dall'aeroporto di Londra si alza in volo il primo Concorde. Il 10 luglio a Seveso, vicino Milano, una nuvola di diossina fuoriesce da uno stabilimento. Risultato, centinaia di intossicati, migliaia di sfollati e uno dei primi grandi disastri ambientali. E come stai? Muore a 82 anni Mao Zedong. Jimmy Carter è il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America con il 51% delle preferenze. Ho fame anch'io. In Italia, la canzone più ascoltata dell'anno è Ancora tu. Che bella sei, sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica. Oh, io lo so. Cosa tu vuoi sapere? Nessuna, no. Ho solo ripreso a fumare. Sei ancora tu. Siccome non si alzava tanto l'acqua, allora a un certo punto, mentre lui correva, pigliavamo i sassi e lanciavamo i sassi dentro la pozzanghera. Senché a un certo punto lui, questo sasso poi è scivolato e ha fatto uno scivolo, si è scivolato vicino, è andato a tanto così da un masso grande così che si faceva cadere a terra. C'è rimasto di proprio di bel soffietto. Dopo, il giorno dopo, gli telefono e mi ha detto che era letto in coma perché aveva 38 di febbre. Fatto 2 giorni a letto. J'aimerais vous présenter maintenant un merveilleux chanteur italien, Lucio Battisti. Prigioniero è, respiriamo liberi, io e te. Una volta è venuto da Parigi. E è venuto, non so quale trasmissione, siccome io l'amministravo, quando vado a vedere 70.000 lire, ma gli avevano... E lui ne aveva spese? E lui ne aveva spese 200-300 per venire. Allora diceva, io non ci vengo più, no, ma che mi frega. Giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato
cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore. La storia del rapimento, del tentativo di rapimento del... Chi l'ha detto questo? Io non l'ho mai saputo, non lo so. Ma lui aveva paura? Ma lui credo di sì, aveva paura. E c'era stato però, perché se ne andò in Inghilterra. Ma sì, beh, però a me non mi ha detto mai niente. E Cidea raccontava che c'era stato. Cidea, lui c'era con la mamma, con me. Si convidava con la mamma. Dicevo che glielo dicevano a me, la paura che mi dispiaceva, certo mi dispiaceva, era una cosa capita, però. Lui la sera stessa partì per Londra, sì, è stato su anni e anni. 8 anni. Il ricordo, come sai, non consola. Il ricordo, come sai, non consola. Il 1978 è uno degli anni più cupi della storia d'Italia. Il leader della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, viene rapito e assassinato dalle Brigate Rosse. Il 78 è anche l'anno dei tre papi. In soli 2 mesi si succedono Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. Il matrimonio di cui tutti parlano è quello di Carolina di Monaco con il playboy Philippe Junot. Louise Brown è la prima bambina in provetta. Prendila così. Esce Una donna per amico, disco dei Record e penultimo capitolo della collaborazione Battisti Mogol. Conoscevi già, hai detto, i problemi miei di donna. Io credo, però non vorrei dire una stupidaggine, non vorrei offendere nessuno, credo che Mogol fosse un pochino geloso del fatto che quello forte della coppia fosse Battisti. È stato un sospetto che mi è frullato spesso nella testa e ne ho avuto una specie di conferma quando qualche anno fa è uscito un disco in cui gli allievi di Mogol nella sua scuola di musica in Umbria reinterpretavano le canzoni dell'epoca naturalmente antecedente al divorzio fra i due. E mi colpì molto che in copertina c'era scritto i tal dei tali, i giovani cantori, gli assisi, non mi ricordo come si chiamassero, reinterpretano le canzoni di Mogol Battisti, non di Battisti Mogol, di Mogol Battisti. Questo può essere anche condiviso da qualcuno, ma era sorprendente per due fatti, perché le canzoni erano sempre state di Battisti Mogol, e poi perché in caso di dubbio si rispetta quantomeno l'ordine alfabetico e la B di Battisti viene prima della M di Mogol. Ma lui diceva, quando io gli dicevo perché cos'è, beh, dice papà, ma le cose cambiano, però non è detto che io non mi rimetta con Mogol. Mogol le sa bene perché, quindi ecco perché è rimasto amico di noi tutti. Dirò che sulla fine di questo rapporto Battisti Mogol ne so poco, so solo una cosa, conoscendo molto bene Lucio, io penso che ci sia stata una cosa di interesse, questo non sta a me, però forse conoscendo Lucio e avendo la sensazione che fosse uno che aveva bisogno di esprimere quello che aveva dentro, forse aveva esaurito la vena artistica, questa alchimia si era venuta, non c'era più questo incastro perfetto. Comunque, come vuole, è rimasto male che si sono divisi, Mogol ancora gli va bene a noi e a tutti. Ma perché si sono divisi? Perché la moglie voleva fare l'autrice, la poetessa. Il nostro rapporto è il rapporto di due persone di questo tempo che
perché dopo tanti anni di lavoro assieme, noi abbiamo lavorato, abbiamo fatto tante cose per tanti anni, improvvisamente per divergenza di interessi si sono messi ognuno per una sua, su una sua rotaia, diciamo, su una sua strada, per cui adesso da 4 o 5 anni a questa parte ci vediamo al massimo un mese all'anno, sul piano del, come si può dire, di dividere più o meno altre cose al di fuori della musica, oramai ci è rimasto ben poco perché è una cosa inevitabile, se facciamo solamente canzoni assieme il resto lui ha la sua vita e io ho la mia vita, insomma. Ein von der ganz große von Italien, übrigens eine, wo sehr selten am Fernsehen auftritt, aber bei uns tritt er auf, er ist der Lucio Battisti, da ist er. Questa che stiamo vedendo è l'ultima apparizione televisiva ufficiale di Lucio Battisti in occasione di uno spettacolo della TV svizzera. La canzone è Amore mio di provincia, dall'album Una giornata uggiosa, ultimo capitolo della collaborazione Battisti-Mogol. Stadio Bernabeu, Madrid, domenica 11 luglio 1982. L'Italia, battendo in finale la Germania per 3-1, è campione del mondo di calcio. Dopo la fine della collaborazione con Mogol, per Battisti si apre una nuova era. L'album del rinnovamento si intitola E già. I testi sono della moglie Grazia Letizia, in arte Venezia. Per esempio l'ermetismo è una cosa che abbiamo individuato come un fattore secondo me un po' di fuga, nel senso che è facile fare l'ermetico, tanto ho capito io e tu non hai capito perché. Parole, queste che abbiamo appena ascoltato in una delle rare interviste concesse da Battisti, destinate ad essere smentite qualche tempo dopo, quando inizia la collaborazione con Pasquale Panella, autore di testi straordinari e inconsueti, ma dove la parola d'ordine è proprio ermetismo. Mi pare proprio che sia tutto quello che posso. La bellezza riunita. E lui appunto uscivano questi suoi dischi con titoli come Hegel, come L'apparenza, come La sposa occidentale, e li faceva sentire una volta pronti, ma soprattutto agli amici che lui aveva, alle persone con cui aveva stretto amicizia al suo arrivo a Milano, quindi Dick Dick, Pietruccio Montalbetti, Alberto Radius, questa gente lui ha continuato a frequentare. Certo, poi non so, parlando con, appunto, con Montalbetti, mi disse, ma insomma, noi sentivamo queste cose, ma ci domandavamo, ma Lucio è completamente impazzito oppure è il genio di sempre e noi lo capiremo fra 30 anni? Mi sono permessi di dire, scusa Lucio, ma questa tua scelta, ma da che cosa è dovuta questa tua scelta? Perché hai fatto questa scelta? Spiegami. Fino alle 3 mi ha tenuto. Allora mi ha spiegato che, e c'aveva ragione su certe cose, diceva, io ho dato tante emozioni, i miei dischi, lui poi parlava senza mezze parole, cioè i miei dischi costano come quelli di quest'artista, mi aveva fatto un nome, però sono differenti, i miei sono più belli, cioè io ci metto, dovrebbero costare di più perché io ci metto le emozioni, ci metto l'anima, allora io non ci metto più niente, anche perché io le cose che leggo di Panella le guardo una volta, se non le capisco mi piacciono,
poi mi metto lì, mi seguo, questa è la sua spiegazione. E non ha dato le parole alla musica, ha dato la musica a quello che c'è, non voglio togliere, infatti sono tutte molto strane le sue canzoni. È bravo, per me è bravo. E Lucio cosa le diceva di Panello? Lui diceva, ma le cose cambiano, sai, il tempo va avanti, bisogna pure tentare, bisogna pure... Per me diceva bene, io riconosco un bravo autore e lo è, per me lo è. Boh, che ci sia differenza dalle canzoni di Mogolle e quelle di Panelli, vabbè, come tanti dicono. Ma io tanta differenza non ce la trovo. Mogolle è bravo autore, ma non è di meno Panelli. Mi va bene pure lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Oh, acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Acqua azzurra, acqua chiara. E le canzoni qui, ecco dove mettete le canzoni qui, quelle canzoni che fate, dirle a che, conosci me, che sono molto belle, conosci Dio, il cielo tuo, è il cielo mio, belle perché tutti assesti in un'aria veramente di fraternità, di idilliaca, improvvisamente, che ne sai tu di un campo di grano? Oh, amato! Oh, ma maleducato, ma che è una domanda che gli fa? A uno tranquillo che lì a sentire la canzone la fidanzata, che ne sai più di un campo di grano? Ma perché siamo obbligati a sapere che un campo di grano? Io sono un comico, lui un operaio, da filografo, una barista, a noi lo dice il furbo perché sa che non lo sappiamo. Vada dai contadini a fare una bella canzone. Vada da Ariano Irpino, vada nelle Puglie, vada da te, che ne sai di un campo di grano? Salta su di noi, e io so cosa è in campo di grano. In campo di grano, no, io devo cantare, a me me ne frega se ti li cantare Carlo Battisti. Io ti spiego cos'è un campo di grano, mica tutti siamo ignoranti, sa? Un campo di grano, ma no, io sono Battisti e io sono Azzario Tauro. No, campo di grano è fatto in campo con la rata che passa, ci metti le sementi. Che ne sai di un bambino soltanto nel buio giocava. E del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai? Conosci me, la mia lealtà, tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome mio, tu sola sai se è vero o no che credo in Dio. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai? L'amore mio, che ne sai di un ragazzo, è roccia ormai, che mostrava tutte quante le sfide, il tempo e si cemento, e tu lo sai, sì, tu lo sai, davanti a me c'è un'altra vita, la nostra è già finita. Nuove notti e nuovi giorni, cara, vai o torni con me, davanti a te ci sono io.
cime. Che ne sai di un viaggio in quel terra? Che darei? Che ne sai di un amore senza perché vita? Negli altri ritrovarsi che mi hanno detto bugiarda finita. Che ne sai di un ragazzo che ti amava, che parlava e niente sapeva, e pur quel che diceva chissà perché chissà. Sì, adesso tu lo sai. Davanti a me c'è un'altra vita, la nostra è già finita, e nuove notti e nuovi giorni, cara vai o torni con me, davanti a te ci sono io. Fari in città, con la nebbia o i colori, cogliere le rose a piedi nudi e poi, con la sciarpa stretta al collo bianca come mai, ma seno, l'ira avvelenava il cuore tuo perché tu vedevi un'altra donna avvicinarsi a me prima ancora che io capissi e riscegliessi te. Tu Lucia!
carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri, io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli, poi sconfitto tornavo a giocare con la mente i suoi tarli, e la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Che anno è, che giorno è, questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più, e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immenso amore, e poi ancora, ancora amore, amor per te, fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è. Si vestono di nuovi colori e le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori. Camminavi al mio fianco, ad un tratto dicesti tu muori, se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori. Ma non una parola chiarì i miei pensieri. Continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri. Coraggio di vivere quello ancora.
Sembra Rigò, perché quella c'ha degli accordi molto difficili. Momento. Ci gli provo? Accordi sono difficili. Che non si muore per amore è una gran bella verità. Perciò dolcissimo mio amore, ecco quello, quello che da domani mi accadrà. Se ancora non so come io vivrò senza te, io senza te, solo continuerò e dormirò, mi sveglierò. O meglio ad alcuni tra i più noti cantautori italiani la seguente domanda: preferireste passare alla storia come cantante o come autore? E sentiamo come la pensa Lucio Battisti. Come autore, perché a tutt'oggi la mia attività più importante è quella di autore. Comunque preferisco non passare alla storia della musica. Genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli, ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire. Certamente non volare, ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure. Gentilmente, senza fumo, con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare.
anche tu le castagne arrosto con me. Hai ragione, sai, io non sarò mai come voi. Guarda, c'è un bel film, se facciamo in tempo ci andrei. C'è un posto, siedi, io resto in piedi. Guarda lei, è proprio come ti vorrei. Guarda lei, lo amo, non si lamenta mai. In fondo la somiglia a me, perché non mi capisci, dimmelo perché. C'entra se lui la sta portando a Rolls Royce. Sta tranquilla che verrebbe anche sulla Mini con me. Non vedi che per amore lei sta diventando assassina? La donna, la vera donna, è quella che resta vicina. Quante canzoni in media scrivi, per esempio, ti vengono all'anno? 4 o 5 canzoni. Ora, onestamente, dillo, tra me e te, tanto non c'è nessuno che ci vede. Sì. Ecco, di queste canzoni, quante sono veramente quelle che tu senti come una necessità perché, non dico istanze, sì, né sì, sociali, né musicali, né, ma perché sono connesse, connaturate a una tua esperienza, una tua catena di emozioni, una propria necessità di mettere in musica, in parole, uno stato di quel lirismo tossico del quale ci si deve liberare, ecco. Beh, di questo lirismo tossico praticamente direi tutte. Orca miseria, che coraggio che hai. Guarda che qui ci saranno tutti quanti da oggi in poi puntati come dei cecchini, invece del pucile un bel microscopio, a proprio a vedere bacilli contro bacilli delle tue canzoni, che saranno bacillate dalla fortuna, spero sempre. Allora, ecco, Lucio Battisti, nella sua canzone, quale? La canzone Mi ritorni in mente. Bella, bella. Mi ritorni in mente
forse ancora di più. Mi ritorni in mente, dolce come mai, come non sei tu. Un angelo caduto in volo, questo tu ora sei, in tutti i sogni miei. Come ti vorrei, come ti vorrei. Ma c'è qualcosa che non scordo, c'è qualcosa che non scordo, che non scordo. Quella sera parlavi insieme a me e ti stringevi a me. All'improvviso mi hai chiesto lui chi è, lui chi è. Un sorriso e ho visto la mia fine sul tuo viso. Sono morto in un momento.